Incontro con il commissario Longo in prefettura, con il sindacato USB Calabria. Sostanzialmente nessun accordo raggiunto, perché nonostante con le altre sigle sindacali sia stato raggiunto un accordo sull'indennizzo per il Covid, in merito invece alle assunzioni dei precari che sono stati definiti eroi durante il periodo più importante della pandemia, su questo punto non è stato raggiunto nessun accordo. Siamo in contatto con il sindacato, abbiamo discusso problemi assunzionali che purtroppo sono un problema purtroppo atavico per la sanità calabrese. Speriamo di poter colmare questo gap in fretta, anche perché le assunzioni, come ho detto loro, incidono molto su liste di attesa. E quindi faremo in modo di accelerarle. Intanto stamattina lei con CGL, CISL e UIL ha raggiunto un accordo, sì, sicuro. Per innanzitutto con l'indennità finalmente, insomma, speriamo di poter adempiere a questo dovere, ritengo un dovere preciso nei confronti di chi si è speso per il Covid. Però stamattina ha rischiato e di chi ha perso anche la vita, purtroppo. Però stamattina CGL, CISL e UIL hanno detto che serve comunque, hanno gridato praticamente: se il commissario riesce a risanare la situazione, ok, se si rende conto, insomma, che non è possibile, vada via. Lei cosa risponde in merito alle assunzioni che stanno? Questo lo dice lei, i sindacati non mi hanno detto affatto questo. Ci sono le immagini. Con i sindacati siamo rimasti in altro modo, grazie. Diciamo che i sindacati anche ai nostri microfoni hanno detto. Noi vogliamo che ci sia un tavolo serio con, certo, con l'ufficio del commissario. Certo, ovviamente. Certamente, ovviamente. Ci può dare ovviamente delle delucidazioni per quanto riguarda... No, ci vuole un tavolo continuo di monitoraggio con l'organizzazione sindacale, ma mi sembra anche normale e giusto, e con le ASP, con le ASP, con i commissari straordinari delle aziende ospedaliere. Commissario, ma con il, ci vuole, ma lei... con il governo centrale, lei ha avuto un dialogo per quanto riguarda la situazione sanitaria calabrese che è davvero drammatica, possiamo dire? Non meno drammatica di altre situazioni, mi creda. Non meno drammatica, non più drammatica di altre. Ma qui abbiamo un debito che non dico. Purtroppo abbiamo un debito. Ultimi, no, perché siamo ultimi, perché abbiamo 200.000 dosi in più. Noi abbiamo vaccinato 1.483.000 di calabresi su 1.700.000. Per la vaccinazione, per la vaccinazione, essere d'accordo con lei. Ecco, punto. La questione sanitaria, però, ecco, quella è deficitaria. Abbiamo un debito. Sanitaria, abbiamo un debito. Il debito va colmato con una riforma normativa. Sia chiaro. Il governo in merito a questo? Abbiamo un'interlocuzione con il governo, anche col presidente Spirlì, che si è impegnato molto in questa campagna, e quindi stiamo vedendo. Scusa un attimo, il 31 luglio scadono comunque dei contratti a persone che sono state definite eroi. E lo so che ci sono dei tempi, però qua se allunghiamo troppi tempi si rischia. Il 31 luglio scadono i contratti per quanto riguarda le assunzioni Covid. Covid. Capito? Ecco, speriamo, sicuramente verranno prorogati. Con l'USB è stato raggiunto anche un accordo o la manifestazione, sì, si termina? Noi l'abbiamo raggiunto. Loro. L'accordo si fa in due, quindi se lei è d'accordo e l'altro no. Quindi l'ufficio del commissario il commissario è stato molto gentile, ci ha elencato quello lì che è un piano assunzionale che vuole fare in regione, e è la prima volta, questo qui lo dobbiamo ribadire, che da commissari precedenti per la prima volta qualcuno parla finalmente di assumere nuovo personale sanitario. Si farà chiaramente. Lui non può prendere. Guardi che in sanità si programma, non si fa dall'oggi al domani. Lei che ha i capelli bianchi dovrebbe saperlo. I calabresi aspettano da tanti anni, il problema è questo. Allora, il problema è che il commissario non può, giustamente per il ruolo che ha, dare garanzie rispetto alla proroga dello stato d'emergenza alla quale sono legate le contrattazioni Covid. Allora, siccome queste persone servono in servizio anche al di là dello stato d'emergenza, siccome questa proroga sembrerebbe che il governo centrale stia nicchiando, c'è Salvini che ogni 3-4 purtroppo sta dicendo che l'emergenza per lui è finita, che va tutto quanto bene, che quindi la prova però, non stiamo parlando solo della non stiamo parlando solamente della dichiarazione, la questione è questa. Mi scusi, perché altrimenti ci prendiamo per strada. Di programmazione se ne sta parlando da 11 anni, sì, quindi noi adesso in questo momento facciamo l'avvocato del diavolo, è chiaro, no? Quando si portano in campo alcune tematiche è perché effettivamente i commissari che si sono alternati forse non ci siamo capiti 11 anni
Assolutamente, no, per noi è inaccettabile che in 11 anni di commissariamento, il cui nodo centrale era l'abbattimento della spesa, la spesa è aumentata e c'è stato il debito. Bravo. Questa cosa è inaccettabile. Esatto. Scusate, ma allora vi devo dire una domanda. Il commissario, aspetta un attimo, il commissario, ok, tu ha ragione, ma non è che i calabresi possono vedere che ogni minuto cambiano il commissario perché sono incapaci. Allora, quando ci siede a un tavolo o al di là di tutto, si chiedono delle risposte. Gli altri sindacati hanno raggiunto un accordo su una cosa, diciamo, non dico importante, ma non tanto quanto gli altri punti. Quindi cosa bisogna fare adesso? Allora, adesso la situazione è questa: gli altri sindacati hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il premio Covid, fondamentalmente è stato questo qui l'accordo raggiunto. Per noi l'accordo con il commissario non è stato raggiunto perché non ci ha dato una data in cui possono partire le assunzioni. Siccome questa data non è stata arrivata, noi continueremo a fare lo stato di agitazione e non escludiamo di proclamare uno sciopero da qui a breve. Quindi accordo no. A parte che noi non abbiamo sottoscritto, noi siamo stati contrari alla ma la questione sanitaria noi l'abbiamo affrontata a 360 gradi col commissario senza avere risposte, perché noi abbiamo posto al commissario 4.000 assunzioni, che sono state perse nella sanità con i commissariamenti, i 18 ospedali chiusi, le assunzioni che non ci sono. La risposta del commissario sono che le assunzioni vanno fatte indubbiamente, quando non si sa, è la stessa risposta che ci aveva dato 2 mesi fa quando ha detto che aveva 5.000 assunzioni da fare, è la stessa risposta che ci ha dato oggi. Ci ha detto che nel piano di resilienza ci sono 60 milioni per ospedali, 12 milioni ci sono per le altre assunzioni, però di assunzione date certe non ce ne sono, il 31 scadono i contratti e la gente è fuori, non ha nemmeno i tempi del 31, non ci ha dato nemmeno i tempi del 31 come scadenza luglio.